Una notte, alla finestra, guardavo la prima nevicata della stagione che cominciava a cadere e si faceva sempre più prolifica con il passare delle ore buie durante le quali ne osservavo il progresso con i miei organi di percezione. A quel punto riuscivo a vedere cosa c'era dentro i fiocchi di neve, così come riuscivo a vedere cosa ci fosse nelle altre cose, cosa le attivasse con la propria forza. E ciò che vedevo era neve nera che cade da un cielo nero. In quel cielo non vi era nulla di riconoscibile, di certo nessun viso familiare dispiegato nella notte, né sa impiantato. C'era soltanto questa oscurità sopra e questa oscurità sotto. C'era soltanto questa oscurità che consuma e prolifera, il cui unico vero e definitivo successo è il mero perpetuarsi meglio che può in un mondo dove non esiste nulla che non sia ciò grazie al quale essa prospera. Finché tutto non è interamente consumato e non resta che una sola cosa in tutta l'esistenza, ed è un corpo infinito di oscurità che attiva se stesso e prospera grazie a se stesso con eterno successo nel più profondo abisso di entità.